riservata, dall'animo gentile, appassionata del suo lavoro ed estremamente competente, ma anche umile, dolce e lontana dalle polemiche che oggigiorno invadono ogni luogo della convivenza comune. Chi semina bene in vita non può che lasciare una traccia indelebile, anche se purtroppo non c'è più. Ed è il caso perfetto, la definizione più appropriata, la scelta più giusta per l'animo gentile della maestra Cetti Leonetti Marmo, docente della scuola Oberdan di Andria, scomparsa per un male incurabile nel 2013, ma che da allora continua ad essere ricordata ogni anno proprio nella sua scuola, quella che ha voluto difendere e frequentare sino all'ultimo momento. E l'istituto, come ogni anno, ha omaggiato tra commozione e lavoro quotidiano la propria maestra, quest'anno scegliendo anche di dedicargli una targa di cordo apposta all'ingresso dell'aula di informatica, a perenne memoria dell'azione viva ed efficace nella sua scuola. Che ricordo migliore, che, diciamo, che memoria migliore se non l'azione continua e la testimonianza ai posteri dei valori vissuti da chi prima di noi ha dato l'esempio. Quindi quest'anno la borsa di studio in ricordo di Cetti Leonetti si arricchisce di un altro piccolo evento, un tributo che noi come scuola vogliamo dare a lei, testimone di semplicità, esempio di virtù pedagogiche, una targa che la ricordi proprio in corrispondenza di un'aula che sarà quella di informatica, che sarà poi frequentata da tutti a turno, tutti i bimbi, gli alunni del plesso e anche del circolo. Ed allora per il sesto anno consecutivo, ecco la borsa di studio intitolata a suo nome e donata come sempre dalla famiglia Marmo. Borse di studio di cui beneficia il ragazzo più meritevole e che ricalca i valori e le virtù mostrate in vita dalla maestra Cetti. Borsa di studio assegnata quest'anno ad Isra, alunna della quinta D. Borse di studio che da 6 anni caratterizzano l'istituto e che nella cerimonia di ieri hanno permesso di far rivivere a tutti gli alunni beneficiari un pezzo di loro vita. L'evento, come ogni anno, caratterizzato da uno spettacolo che quest'anno è arrivato al termine di uno dei tanti PON realizzati all'interno dell'istituto, in questo caso specifico un progetto musicale dal grande valore educativo. Testimone Cetti, non solo di valori per gli alunni, testimone anche per tutti gli operatori della scuola. E quindi come meglio celebrare un evento del genere se non con la conclusione di un PON che è un PON particolare, potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Questo è tutto il settore relativo alla musica, perché ci sono stati diversi moduli, quelli di stasera sono moduli di musica.